visto un mercato come quello. C'era davvero di tutto. Ma Barbon doveva dei soldi alle sentinelle dell'Ars e non vedeva l'ora di andarsene. Rimettete subito le armi nella fondina. Chi va là? Fatevi vedere. Piano, niente movimenti bruschi. Che mi venisse... E Barbon! Ehi, ragazzi, sarà meglio perquisirli, questi due. Allora, vecchia spugna, cosa porti questa volta? E chi è questo ragazzo? Ascolta, capo, sono sicuro che possiamo trovare una soluzione. Ma certo, andiamo a fare due chiacchiere. Tu tieni d'occhio il ragazzo. Non muoverti! Dico a te, resta dove sei! Ok, questi due possono passare. Benvenuti al mercato! Diamoci una mossa! O preferisci goderti ancora un po' la loro compagnia? Ehi, non parlarmi con quel tono! Siamo nella merda fino al collo. Non ho i soldi per saldare il mio debito con quei tizi del carrello. Saremo fortunati se ci permetteranno ma di sparare visto, merda no? Per il resto del nostro giorno. Al centro di quella galleria c'è un treno distrutto dalle fiamme. Quando l'ho visto anni fa, al suo interno c'erano dei corpi carbonizzati, alcuni ancora seduti. È un ostacolo difficile da superare. Non ci puoi girare intorno, perché il tetto della galleria è crollato. Lo spazio tra le vetture e le pareti della galleria si è riempito di luce. E quando ci sono arrivato, non so cosa è stato. Io sono una persona razionale, non credo in quelle sciocchezze che stai chiedendo. Così all'epoca ho pensato che fosse il topo. Beh, dall'Ansa non possiamo andare. Ascolta, eccoti delle cartucce. A questo punto i cittadini se la stanno già facendo sotto dalla paura. Poi scompaiono altre due squadre. Allora allestiscono un perimetro fortificato, 300 metri di lato. Sacchetti di sabbia, riflettori, mitragliatrici. E aspettano. Ma cosa aspettano? C'è qualcosa là fuori. Cosa che ti mette il gelo nelle ossa? Ehi! Avanti! Fatti venire in mente qualcosa! Chi c'è? Non posso aiutarti. Se qualcuno mi sente, risponda, per favore. Qui in Mosca, stazione. Ti dico che quella Tania ci sta. Ed essi che occhiata mi ha lanciato ieri. Che tipo qui di. Qui è la metropolitana di Mosca. Passo. Qualcuno mi sente? Rispondete, per favore. Una volta captai una trasmissione dall'equipaggio superstite di un carrello. Vi va di bere un goccetto? Cosa festeggiamo? Di nuovo la festa dell'autista? Mio figlio ha detto la sua prima parola. Congratulazioni! E cosa ha detto? Mamma o papà? Provate e comprate! Un soldato nato! Proprio come te! Regala un tocco di classe alla tua umile dimora! Vieni! Se mi dai una buona rotola, ti racconto la storia dei cacciatori! Non ne ho, la mamma non me le dà. Raccontamela gratis. Ho troppa fame. Non ti sono di dice che i bambini ti servono le scuole, loro catturati dai cose metalliche. È una lunga galleria che porta da una superescaia a un insediamento di vicino. Servono munizioni? Chiedete a un esperto. Una caravana di una pazzina di e come c'è un paio di quella che se come vuoi tu. Silenzioso. Non ci sono gravazioni, nessuno posto lo raccontarsi. Ma è giusto. Qualcuno che ha sentito dire che ha proposto per la prima settimana, dove decide di andare spesso. E svanisce come un fantasma. D'accordo. Venite, guardate, provate e comprate. Thank you.
Gli stalker dicono. Non troverete tariffe migliori in tutta la metropolitana. Sì, dai, mamma. Compriamo un tavolo. Le stelle chiudono. Venite qua. È un po' troppo caldo. Hanno messo fuori legge la roba. Se la trovano addosso ai briganti, li confiscano. Chi ha combattuto durante la guerra dice che il nemico non voleva. Beh, mi sono messo d'accordo con un tizio. È un avido bastardo. Ma non possiamo farci nulla. Fantastico! Andiamo ancora. La strada la conosci già. Qui è la Terra. Quando capirono. Terzo pianeta del sistema solare. Abbiamo un'emergenza. Qualcuno sa in quale galassia ci troviamo? Nella Via Lattea. Ma non credo che i domini verdi conoscano l'astronomia. Non posso Barbon? Come se non lo sapessi. Sgancia i soldi e sparisci. Ho già pagato, Mike. Però non hai pagato me. Ma se non ti interessa passare. Merda. È proprio un piacere fare affari con te. Dai, stavo solo scherzando. Se qualcuno mi sente. Tenetevi pronti, la porta si sta aprendo. Sicuro, comandante? Ai nostri posti, copritemi. Quanto odio queste cose! Qui Mosca, stazione sotterranea del mercato. Una volta sono andato alla Peluca. Qui è la metropolitana di Mosca. Passo siamo. Beh, sembra tutto tranquillo. Sembra tutto a posto. Via! Buona fortuna, ragazzi! Dobbiamo svegliarci. Andiamo a svegliare. Una mossa, ragazzo! Questo è un cittadino felice. Stalker, quei pazzi salgono in superficie quasi ogni giorno in cerca di rottami, munizioni, tutto quello che trovano. Capita di vederne morti e congelati, come pupazzi di neve vestiti di stracci. Perlustra la stanza a fondo, potresti trovare un altro deposito. Spesso ricavano dei nascondigli in superficie per ogni eventualità. Quindi, se ti guardi bene attorno, non ci mancheranno filtri di ricambio e munizioni di ogni tipo. Cosa c'è qui? Ah, un filtro. Ci farà sicuramente comodo. Delle munizioni. Benissimo. Grazie, amico.
Sei pronto? Andiamo! Dobbiamo raggiungere il pozzo di ventilazione che useremo per scendere nella stazione arida. Poi ci divideremo e ti darò il mio AK, come promesso. Nasconditi, ragazzo! Resta nascosto. Se incontriamo la bestia all'aperto, infilati nel primo buco che trovi. Alcuni li chiamano demoni. Per me sono solo stronzi. Ecco la città morta. Benvenuto a casa, Artyom. Salta! Ti prendo io! Questa sì che è una botta di culo. Dovrai fare il giro, Artyom. Non mettere i piedi nelle pozze se vieni contaminato sul fritto. Vedi quell'edificio coi cancelli? Devi raggiungere un condotto di aerazione nel cortile posteriore. Ti porterà alla stazione arida. Ti aspetterò nell'edificio. Al piano superiore c'è un nascondiglio di legna. Sbrigati e non mangiare la neve gialla.
davvero spaventato. Per fortuna ce l'hai fatta. Pensavo fossi spacciato. Ci siamo quasi. Ancora un cortile sulla sinistra. Ha ha ha!